Si trattava della 17ª giornata, quarta di ritorno. Ecco, vedete già in sovraimpressione tutti i risultati. Sestri Ponente batte nettamente in casa la Pontremolese per 79-46. Il Follo espugna il campo non facile del Ponte Carrega Quezzi a Genova, si impone 79-64. Il derby del Tiguglio va al rapallo. L'Alcione batte l'Aurora Chiavari per 61-45. Vedremo le immagini di questa partita, ascolteremo anche le interviste agli allenatori. Non si è giocata Red Basket Ovada Cus Genova. Il maltempo, la nevicata che si è abbattuta nell'entroterra di Genova e nel Basso Piemonte impediva al CUS poi di raggiungere la palestra di Ovada e la gara è stata rinviata proprio in partenza, si è deciso di non giocarla e chiaramente rinviata data da destinarsi. Poi lo Spezia torna alla vittoria battendo nettamente in casa un osso duro come quello dei genovesi del Granarolo. Spezia ha vinto 90-69. Il Villaggio, l'Autochiavri Villaggio San Salvatore ottiene una vittoria importantissima in chiave salvezza. Si impone per 57-49 in casa della Vis Genova. Nulla da fare per la Prorecco, nel testa coda di giornata finisce 74-47 per Sarzana ai danni della formazione allenata da Matteo Bertini. Vediamo la classifica. Comanda Sarzana con 30 punti, segue Follo con 28, a 26 Spezia, Granarolo e Rapallo sono al quarto posto con 22 punti, a 20 Ovada con una partita in meno, a 16 Ponte Carrega Quezzi e Cus Genova, Cus ha una partita in meno, a 14 l'Aurora Chiavari, a 12 la Bissa Striponente, a 10 Pontremolese e Villaggio, a 8 la Vis Genova, chiude con 2 punti la Prorecco. Allora è arrivato il momento di vedere le immagini del derby di Rapallo, via Dominzoni, tra Alcione, Rapallo e Aurora Chiavari. Era la quarta sfida stagionale tra queste due squadre, tra campionato e Coppa Liguria. Sinora aveva sempre vinto l'Aurora, non è riuscita la formazione chiavarese a, come dire, rispettare questo trend, a confermare la tradizione. Dal canto suo invece il Rapallo ha sfatato un po' il tabù rappresentato questa stagione dalla formazione chiavarese. Le immagini sono del nostro Alessandro Bellagamba e allora intanto cominciamo ad ascoltare l'intervista realizzata a fine partita con Luca Peccerillo, coach dell'Alcione Rapallo, che questo derby lo ha vinto. Ma il derby di ritorno è stata una partita, una battaglia come quella dell'andata. E stavolta rispetto a qualche mese fa siamo stati più squadra, siamo stati più squadra e più cinici, anche se qualche pallone, abbiamo perso troppi palloni lo stesso contro la loro pressione, però insomma un po' meno rispetto all'andata. Non siamo andati nel pallone, si è riusciti a mantenere lucidità, soprattutto in difesa, abbiamo continuato sempre a difendere molto forte, infatti abbiamo fatto 45 punti. E devo dire che insomma, sono contento, dimostra anche che il lavoro dalla terza di campionato adesso che è ritorno, il lavoro paga, non stiamo facendo tanto e queste sono cose importanti. Fra l'altro temevamo il Chiavari perché fra Coppa Liguria e campionato ne avevamo già perse 3-3, insomma, almeno una siamo riusciti a vincere. E adesso sabato abbiamo il CUS in trasferta, è un'altra partita molto complicata, loro sono in ripresa con il rientro di Passariello, stanno giocando bene. Dobbiamo anche lì essere capaci a stare concentrati per tutta la partita e a giocare forte, con grinta, con cattiveria agonistica, che insomma, dando la palla ai lunghi che loro sono un po' carenti. Insomma, vediamo di prendere altri 2 punti per restare attaccati al gruppo delle prime, che visto anche la consistenza delle prime della classe, che a gennaio si sono rinforzate tutte, eccetera. Noi siamo sempre noi, però siamo lì attaccati e speriamo di restarci il più possibile. Dunque Rapallo che riesce a imporsi in questo derby e cercherà di fare altrettanto, come diceva Peccerillo, il prossimo weekend a Genova contro il CUS, una gara comunque non semplice per i rapallesi. Continuiamo adesso a vedere le immagini del derby, curate sempre dal nostro Alessandro Bellagamba, e ascoltiamo invece le dichiarazioni del dopogara di Giuliano Marenco, coach dell'Aurora Chiavari. Allora, complimenti a Rapallo che, diciamo, è riuscito a gestire, a giocare la partita con un'intelligenza che forse a noi nei momenti chiavi delle partite manca ancora. Riusciamo a resistere finché mettiamo in campo agonismo, grinta, voglia di combattere, però poi alla fine purtroppo i valori tecnici credo che perlomeno in questa partita si siano visti. Rapallo ha giocato con più calma, è stato un po' più preciso di noi. Noi dobbiamo lavorare ancora tanto, soprattutto contro determinati tipi di difese, contro situazioni che non riusciamo ancora a leggere bene. Siamo giovani, siamo inesperti, abbiamo avuto problemi di infortuni, questa non vuole essere una giustificazione, ma a questi livelli mi spiace, ma non riusciamo ancora ad esprimerci. Quindi complimenti a Rapallo, ha vinto una bella partita, bella soprattutto dal punto di vista agonistico, forse non tanto per quanto riguarda i contenuti tecnici, però
sono stati sicuramente più bravi di noi. Una partita nostra da vincere è la prossima, giochiamo in casa contro il Sestri Ponente, dobbiamo tra virgolette vendicare la non buona figura che abbiamo fatto nella partita d'andata. Non sarà sicuramente una partita facile perché il Sestri Ponente verrà in casa nostra agguerrito e deciso a non farci giocare facile, però sono i punti che dobbiamo sicuramente portare via, soprattutto in casa. E quindi insomma l'Aurora, dopo aver perso questo derby, ora deve voltare pagina, pensare alla prossima sfida casalinga delicata contro il Sestri Ponente, una gara assolutamente da non sbagliare, da un lato in chiave salvezza, dall'altro se l'Aurora vuole ancora sperare di salire sul treno dei playoff. In questa giornata, questa 17ª giornata quarta di ritorno, spicca appunto il successo esterno dell'Autochiave di Villaggio San Salvatore in casa della Vis Genova, una sfida tra due squadre appaiate al penultimo posto, punti salvezza importantissimi in palio, se li ha accaparrati il Villaggio che aveva già vinto anche all'andata contro la Vis. Allora ascoltiamo le dichiarazioni che in merito a questa partita ha rilasciato ai nostri microfoni Andrea Grandi, coach della formazione biancorossa dell'Autochiave Villaggio San Salvatore. Siamo con Andrea Grandi, coach dell'Autochiave Villaggio San Salvatore, che torna alla vittoria in cima maschile regionale. Andrea, tornate tra l'altro alla vittoria in trasferta, addirittura dopo la prima giornata, fuori casa era da ottobre che non riuscivate a vincere, lo avete fatto proprio nel momento più importante, nel momento di disputare questo scontro diretto in casa della Vis. Sì, una vittoria importante per tantissime ragioni. La prima è strettamente connessa alla classifica, nel senso che la Vis in questo momento, prima della partita, divideva con noi il penultimo posto, quindi dopo ragioni contingenti pratiche di classifica. In secondo luogo, il fatto che comunque noi, dopo la sconfitta con Sestri, come gruppo abbiamo cambiato marcia, abbiamo puntato alcuni obiettivi per migliorare che sono particolarmente importanti per quanto riguarda l'attacco, per quanto riguarda alcuni aspetti difensivi di responsabilità individuali, e da quel momento, diciamo, dalla sconfitta con Sestri è il momento di raccogliere dopo aver seminato con Sarzana e Ponte Carrega, e poi secondo me a livello morale avere vinto da grande carburante per lavorare ancora di più in settimana, perché i ragazzi stanno lavorando tanto, si tolgono del tempo libero per dedicare allenamenti che sono anche di qualità oltre che di quantità, quindi fa poco bene. E adesso Andrea, insomma, vi aspetta una gara obiettivamente impegnativa contro lo Spezia, un tipo di avversario sicuramente diverso dalla Vis, però gli stimoli non vi mancheranno, peraltro giocherete in casa. Allora, Spezia, abbiamo giocato a mio parere la nostra miglior partita per tre quarti, giocando ritmi alti con elevate percentuali, difendendo bene, cambiando atteggiamento difensivo, mettendo in difficoltà Spezia. Spezia è una squadra che è abituata a giocare ad alti ritmi, noi per preparare questa partita dovremo fare amichevole mercoledì contro Santa Margherita per rialzare il ritmo della nostra pallacanestro. Noi alla Spezia, secondo me, perso perché a un certo punto non abbiamo più creduto di poter vincere, quindi siamo crollati mentalmente prima ancora che sul piano tecnico. Secondo me loro sono una squadra tra le meglio allenate del campionato, fisicamente più preparati, più tonici, però sono una squadra che non è imbattibile come alcune corazzate di questo campionato, per cui giochiamo in casa, l'idea è cambiare spesso atteggiamento difensivo, mettere in difficoltà il loro ritmo di partita e rimanere lì. Credo che possa essere una partita divertente. Loro hanno stravinto nell'ultimo turno del campionato col Granarolo, però io conosco bene il loro allenatore e spesso mi dice che sono una squadra soggetta ad alti e bassi, per cui speriamo che alto l'abbiano raggiunto questo sabato e puntino decisamente verso il basso sabato prossimo. E Villaggio quindi che già si concentra su questa partita difficilissima contro lo Spezia dopo aver battuto la Vis è la squadra sulla quale adesso fa la corsa in chiave salvezza la Pro Recco reduce dalla prevedibile sconfitta in casa della capolista Sarzana nel testa coda di giornata, una gara che era obiettivamente fuori pronostico per la Pro Recco, che sta recuperando comunque tutti i giocatori recentemente infortunati. Il prossimo turno la Pro Recco affronterà il Ponte Carrega Quezzi in casa, ma è una sfida molto difficile. Poi tra due settimane la gara chiave a Genova contro la Vis, dove la Pro Recco
si giocherà le residue speranze di salvezza. Allora, vediamo il quadro completo comunque del prossimo turno, della 18ª giornata, quinta di ritorno. La Pontremolese ospiterà Sarzana domenica alle 18, sabato sera alle 21 all'Acquaroni di Chiavari, l'Autochiavari Villaggio San Salvatore ospiterà lo Spezia, quindi una gara molto difficile per il Villaggio, comunque tutta da seguire. Sabato alle 18.30 la Vis Genova ospiterà Follo, sempre sabato ma alle 20 trasferta al Palacus di Genova contro appunto il Cus per l'Alcione Rapallo, domenica alle 18.30 in via Vastato a Recco, la Prorecco ospiterà il Ponte Carrega Quezzi, sempre domenica alle 18 Red Basket Ovada contro Granarolo Genova e sempre domenica, sempre alle 18, al Paracarrino di San Pier di Canne a Chiavari, l'Aurora ospiterà il Sestri Ponente. Sin qui la serie.